Bene, in questa seconda lezione continueremo a vedere le variabili e gli operatori, analizzandoli in maniera più dettagliata. Nella precedente lezione abbiamo visto che la variabile deve essere introdotta dal avere per forza come nome introduttivo un dollaro più il nome identificativo. Precisiamo che il nome della variabile dovrebbe sempre essere un identificativo di quello che sarà la sua funzione, quindi una variabile che deve portare dei numeri dovrebbe chiamarsi numero, una variabile che deve portare degli indirizzi sarebbe opportuno chiamarla dollaro indirizzo e così via. Questa è una cosa che non è una cosa che impedisce di funzionare al linguaggio se viene disattesa, ma è un metodo di programmazione che consente di lavorare con più agilità e più precisione. Qui abbiamo alcune variabili. In cui possiamo vedere i vari tipi di nomi che si possono dare. Una cosa da ricordare è che, come detto qui in questa riga di commento, che PHP è case sensitive, ovvero una variabile scritta in maiuscolo e una variabile scritta in minuscolo, la stessa parola, sono due variabili diverse. Quindi Pippo col maiuscolo è diverso da Pippo in minuscolo, e a sua volta è diverso da Pippo con delle lettere maiuscole e delle lettere minuscole. Altre cose da sapere è che il nome di una variabile, se è composto da più parole, può essere da un punto di vista grafico, come dire, caratterizzato dal fatto di usare le prime lettere delle parole in maiuscolo, oppure separare le varie parole con un underscore. Il nome della variabile non può cominciare con un numero, può contenere dei numeri, ma non può essere posto subito dopo il dollaro il numero. Quindi è possibile scrivere una variabile di questo genere qui, ma non è possibile, per esempio, scrivere dollaro 1, 2, 3 scritto. Per il resto, anche qui abbiamo un esempio di case sensitive perché abbiamo stringa e stringa che sono due variabili diverse e se noi andiamo a stamparle, come adesso proviamo a stamparle, quindi velocemente faccio l'eco di queste variabili, come vedete qui c'è il punto di collegamento, PHP non mi vede l'andata a campo, quindi per lui questa è una riga tutta attaccata in cui mi unirà le varie variabili e mi stamperà video ovviamente 9, 88, c'è un mondo eccetera. Salviamo il file e andiamo a vedere che cosa ci dà come output. Ecco qua, infatti. Analizziamo bene lo script. Molto semplicemente sono delle variabili che hanno dei contenuti e che vengono stampate a video. Questo per quanto riguarda il nome delle variabili. Per quanto riguarda il tipo di variabile, come abbiamo detto nell'altra lezione, un PHP non ha una distinzione esplicita di quello che è il contenuto di una variabile, però come tutti i linguaggi di programmazione distingue delle principali tipologie di variabili a seconda del loro contenuto. Nel caso di PHP abbiamo da ricordare stringa, intero, virgola mobile e booleano. Esempi pratici di questi tipi di stringa sono questi. Una stringa è un insieme di caratteri alfanumerici, un intero un numero senza virgola, virgola mobile è quello che noi chiamiamo un numero con la virgola e il booleano è un valore che può assumere solo due valori, appunto, una variabile che può avere solo due valori, cioè true o false. Qui abbiamo salvato queste variabili, abbiamo fatto un echo che stamperà a video queste variabili mandando a capo, perché vedete che abbiamo come dire, congiunto ad ogni variabile il tag htmlbr che va a capo, l'abbiamo fatto precedere h1 che permette di ingrandire il testo in maniera abbastanza grande. E qui vediamo le quattro variabili che abbiamo stampato. Poniamo una questione in questo esempio. Che cosa succede se noi volessimo stampare all'interno di una stringa i doppi apici? Ovviamente perché magari vorremmo mettere tra virgolette la data. Se noi mettessimo una virgola con gli apici qui no, e dessimo, salvassimo la cosa ci darebbe errore perché fondamentalmente PHP interpreterebbe che la stringa inizia qui e finisce qui. E questa porzione di script qui non saprebbe che cos'è e ci darebbe errore. Allora noi cosa dobbiamo fare? Possiamo risolvere questo problema in due modi. O usiamo degli apici diversi per includere la data per cui PHP sa che qui inizia la stringa e qua finisce la stringa perché vedi le virgolette. E quando inizia con i due doppi apici, aspetta di nuovo i doppi apici per chiudere la stringa. E quindi queste cose qui le ignorerà. Vediamo che abbiamo gli apici singoli all'interno. Ma mettiamo che noi volessimo per forza usare i doppi apici per limitare la data. Bene, allora potremmo usare effettivamente i doppi apici in questo modo e racchiudere quindi la stringa invece nell'apice singolo, che è la stessa cosa, perché la stringa può essere anche delimitata dall'apice singolo. E vediamo che se aggiorniamo abbiamo i doppi apici. Ma esiste anche una terza possibilità di risolvere il problema con il cosiddetto tag di
di escape, che è questo slash al contrario, che consente al parser del PHP di ignorare il carattere che viene dopo. Quindi il PHP non vedrà queste WHP, non vedrà nemmeno questi, li ignorerà, e vedrà semplicemente quelli esterni. Se noi salviamo, come abbiamo fatto, andiamo a vedere la pagina come l'output, vediamo chiaramente che funziona. Bene, ora guardiamo velocemente gli operatori matematici di PHP, che sono la somma, la sottrazione, la divisione, la moltiplicazione e il resto, modulo. Questi vengono praticamente utilizzati in questa maniera qui. Noi ci creiamo due variabili, numero e altro numero. PHP che cosa farà? Andrà a prendere questi due valori e a seconda dell'operatore li sommerà, li moltiplicherà, dividerà, sottrarrà o farà il modulo. Qui abbiamo dato l'ordine di stampare a video che cosa succede. Vediamo che abbiamo la somma, la sottrazione, la divisione, eccetera, il modulo, eccetera. Il modulo, lo ricordiamo, è il resto in questo caso, è il resto appunto che si ha dalla divisione del primo numero rispetto al secondo. Un ultimo operatore da ricordare è l'uguale, che è l'operatore di assegnamento, che è questo qui, in questo caso, che permette di mettere un valore o un qualunque altra cosa all'interno di una variabile. Da non confondere con l'operatore che vedremo in seguito del confronto, che è il doppio uguale. Un'ultima cosa da dire per quanto riguarda il congiungimento delle variabili e l'utilizzo del carattere escape è il seguente. Mettiamo che noi avessimo una variabile che contiene una stringa e che la vogliamo unire ad una stringa invece scritta esplicitamente, come in questo modo. Ovviamente in questo modo non abbiamo problemi perché se andiamo ad aggiornare abbiamo Giuseppe Garibaldi, era l'eroe dei due mondi. Non c'è lo spazio perché c'è un piccolo errore, lo possiamo porre qui e risolviamo il problema. Bene, c'è da dire che PHP è molto intelligente e ci permette anche di fare un piccolo giochetto per velocizzare la nostra scrittura delle stringhe. Cioè, se mettiamo una variabile all'interno di una stringa, PHP si accorge comunque che è una variabile proprio perché comincia con il dollaro e la interpreta correttamente. E quindi, se andiamo a vedere qual è l'output, noi avremo comunque che lo script è uguale ed è corretto. Il punto potrebbe essere, ma se io invece volessi scrivere proprio dollaro nome all'interno dello script, della variabile, come posso farlo? Bene, viene a nostro aiuto il carattere escape, che fa sì che JavaScript PHP ignori questo valore qui e quindi lo interpreti esattamente, non veda che questa è una variabile e quindi scriverà nome, era l'eroe dei due mondi. Andiamo a vedere l'output e vedete che nome era l'eroe dei due mondi, cioè la variabile, il nome della variabile non è più per lui un nome di variabile, ma è un testo normale. C'è da dire che questo funziona solamente se la stringa è scritta tra i doppi apici, perché in questo caso il doppio apice e l'apice singolo non sono esattamente la stessa cosa. Se noi scriviamo così la stringa, avremo un errore, perché in questo caso il parser PHP non è in grado di interpretare. Però attenzione, questa funzionalità del PHP non è utilizzabile con l'omologo di echo, che è print, che per tante cose è analogo ad echo, nello stampaggio a video delle stringhe, eccetera, ma non funziona se noi tentiamo di fare la stessa cosa, cioè mettere all'interno di una stringa il nome di una variabile. Infatti salviamo e andiamo a vedere qual è l'output dello script, vediamo che non funziona perché ci dà errore. Quindi attenzione a non confondere i due tipi di funzione. Bene, per quanto riguarda gli operatori, l'ultima cosa da dire sono che esistono altri tipi di operatori, ovvero questi, che sono delle confrontazioni matematiche, ma anche di altro genere. In questo caso abbiamo il maggiore, il minore, l'assegnazione, che si usa quando si assegna un valore alla variabile, famoso questo, la diversità, cioè questo indica che il primo valore è diverso dall'altro, il paragone, cioè che questo deve essere uguale a quell'altro, e qui maggiore uguale o minore uguale.
Questi li vedremo quando useremo probabilmente le strutture di controllo. Un'altra cosa importante da sapere è l'utilizzo degli operatori classici che possono essere utilizzati per snellire il lavoro di scrittura di programmazione. Se noi volessimo sommare una variabile ad un'altra, dovremmo scrivere che la variabile è uguale a se stessa più se stessa. Questa scrittura è semplificabile tramite questo tipo di sintassi, ovvero la variabile è uguale a, senza bisogno di scriverlo, più uguale. Se stessa indica che praticamente questo valore qui è uguale a questo assegnato e sommato a questo. Quindi in questo modo possiamo velocizzare la scrittura. Nella stessa maniera questa cosa qui, questa sintassi qui indica l'incremento di 1, è come dire numero è uguale a numero più 1. Nella stessa maniera questo è il decremento di 1, quindi numero uguale a numero meno 1. E questo può essere sviluppato anche in altri modi, numero uguale a numero meno 3, numero uguale a numero meno 3 è sempre la stessa cosa, numero uguale a numero più 3 e numero uguale a numero per 3. Questo è praticamente tutto per quanto riguarda l'utilizzo degli operatori matematici.